Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Funghi e Natura Valtellina. Iniziamo oggi questa nuova serie, Riconoscere i funghi, che ci è stata consigliata da voi su Instagram. In particolare ringraziamo Filippo Folini e Mino Ferrua per l'idea. Veramente grazie mille, un'idea molto bella secondo noi. E oggi andremo a vedere le prime due specie appunto in questione, che sono la Macrolepiota procera o mazza di tamburo e il suo simile che viene qualche volta confuso, ovvero la Macrolepiota cristata. La differenza sostanziale tra le due specie semplicemente è che la prima è un ottimo commestibile, la seconda, seppur simile, è comunque considerata tossica. E quindi la differenza piccola ma grande è quella lì. Andiamo a vedere la Macrolepiota procera come si presenta ai nostri occhi, elencando alcune caratteristiche. Allora, la cuticola si desquama irregolarmente in scaglie brunastre, più fitte al centro, che rimane liscia uniforme e più rade verso il margine, mettendo in luce un fondo delicatamente fibrilloso, omogeneamente nocciola o grigiastro, questo per quanto riguarda il cappello. Le lamelle sono bianche con tenui riflessi rosati, poi giallastre a maturità e brune al tocco. Sono fitte, alte, ventricose e distanti dal gambo. Il gambo nell'esemplare giovane, quando il cappello è ancora chiuso su se stesso, un poco tozzo e bulboso, poi sempre più slanciato e allungato, sino a raggiungere anche 30-40 cm di altezza. Gambo cilindrico, duro, fibroso e cavo. Tipicamente adorno, al di sotto dell'anello, di zebrature brunastre appressate. Quindi ricordiamoci bene che la Macrolepiota procera presenta appunto queste zigrinature, zebrature, sul gambo. Bulboso alla base. Andiamo a vedere l'anello, doppio e scorrevole, bianco, ampio e festonato al margine. La carne è tenera, fragile, soffice al tatto, quella del cappello, bianca e leggermente rosata al taglio, con gradevole odore e sapore di nocciola, molto fibrosa quella del gambo. Le spore sono bianche in massa e l'habitat è un habitat abbastanza semplice, si può trovare nei prati, nei campi, nei terreni coltivati addirittura, al margine dei boschi, e si trova dall'estate all'autunno. È un fungo molto, molto comune, però appunto, come dicevamo prima, ottimo commestibile e si adopera la sola carne del cappello, che è tenera e prelibata. Conosco molta gente che magari lascia indietro magari anche i porcini e va a ricercare appunto le mazze di tamburo perché le ritiene comunque migliori al gusto. E niente, allora, questo per quanto riguarda la Macrolepiota procera, appunto ottimo commestibile. Andiamo a vedere un po' adesso le caratteristiche di quello dell'esemplare tossico, quindi stessa famiglia, ma esemplare appunto dannoso per il nostro organismo. Allora, il cappello è poco carnoso e arriva fino a 4-5 cm di diametro, quindi già la grandezza potrebbe aiutare. Lo sfondo è bianco, concentricamente tappezzato da squamulosità color nocciola e sempre più rade al margine. Le lamelle sono bianche, fitte, libere al gambo, quindi più o meno simili a quelle della Macrolepiota procera. Il gambo è cilindrico, fibrilloso e fistoloso. La parte inferiore è concolore o più pallida del cappello, bianco al di sopra dell'anello. L'anello è bianco e delicato, come nella Macrolepiota procera. La carne è bianca e rossastra in prossimità dello stipite, altro elemento che potrebbe aiutare nel riconoscerlo. Al di sopra dell'anello. La carne è di odore forte e sapore sgradevole, appunto, quindi altro punto molto importante. Le spore sono polvere sporica bianca, piriformi. L'habitat è nei luoghi umidi, spesso in riva corsi d'acqua, anche nei parchi, giardini, orti e simili.
Va, è un fungo che cresce da estate a autunno, come la Macrolepiota procera. È considerato come sospetto o addirittura tossico, appunto, come vi dicevamo. E appunto una curiosità che fa parte di quella schiera di lepiote di piccola taglia riconosciute come tossiche o sospette, quali la lepiota alveola oppure anche altre specie che sono appunto sospetto, cioè sono tossiche o sospette, appunto non commestibili. Quindi questo era per quanto riguarda queste due specie. In sostanza, cosa consigliamo a un cercatore che appunto va alla ricerca delle mazze di tamburo? Consigliamo innanzitutto di verificare lo stato del gambo, comunque, anzi, prima di tutto la grandezza, perché comunque la Macrolepiota procera è più grande solitamente della cristata. Appunto, prima cosa guardare la grandezza, la seconda cosa sicuramente il gambo. Il gambo nella Macrolepiota procera è zebrato, ha queste squame di color nocciola presenti sul gambo e quindi cosa che non ha la Macrolepiota cristata, quindi mi raccomando questa differenza, anche abbastanza evidente, va saputa. Un altro aspetto è sicuramente procedere con l'aiuto del coltellino che bisognerebbe sempre avere nello zaino, appunto. Bisogna andare a vedere al taglio, appunto, se la carne vira o meno. Se non vira, se rimane bianca, si starà sicuramente parlando di una Macrolepiota procera. Oppure, se invece vira, consigliamo di lasciarla lì dov'è. Vira magari al giallastro, arancione, ecco quei colori lì. Se vira, noi consigliamo sempre di lasciarla lì. Oppure contattare sempre i centri micologici della zona, se proprio si è in dubbio. Mai rischiare, mi raccomando, e sempre sul pezzo, soprattutto quando si va a funghi, che è un mondo bellissimo, però può presentare molte, molte insidie. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like e se volete consigliarci altre specie da andare a verificare, magari molto simili, una buona e l'altra tossica, consigliatecelo nei direct di Instagram, noi ci siamo sempre attivi e siamo sempre disponibili alle vostre richieste. Quindi ringraziamo ancora i due follower che ci hanno dato l'idea e noi ci vediamo nel secondo episodio. Ciao a tutti ragazzi, vi auguro una buona serata.